Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando oggi con tutta la Chiesa la memoria di una grande santa e mistica spagnola che è Santa Teresa d'Avila, nota anche come Santa Teresa di Gesù, una delle non numerose donne che ha l'onore di aver ricevuto dalla Chiesa il titolo di dottore della Chiesa per la sua straordinaria dottrina mistica. Nel Vangelo Gesù ha biasimato il comportamento di chi è molto attento alle cose esteriori senza fare attenzione a quello interiore, atteggiamento tipicamente farisaico, e l'opera principale di Santa Teresa, pensate, si chiama Il Castello Interiore. Santa Teresa è grande maestra di orazione e il fine dei suoi numerosi scritti molto profondi e molto belli sono insegnare ad un'anima a vivere una profondissima interiorità che porta poi, questo soltanto se Dio vuole e se fa queste grazie, anche ad avere fin da questo mondo un contatto soprannaturale con l'Altissimo, nei gradi più alti della vita mistica. Il principio di base che vale per Santa Teresa e vale anche per tutti noi è questo: non si può avere una vita di unione con Dio e quindi una vita di santità vera cristiana senza aver imparato ad avere una profonda vita interiore, e cioè un rapporto con Gesù. Lei era assolutamente convinta, ne aveva fatto esperienza e lo insegna nei suoi scritti, che il ponte fondamentale della nostra vita di unione con Dio è Gesù, è la sua santissima umanità, e imparare ad intessere nell'orazione profonda un rapporto personale e intimo con Lui. Chi legge Il Castello Interiore trova tutte quante le fasi di questa crescita interiore, che vanno dalla preghiera vocale, che è quella che più o meno facciamo tutti quanti, è la base di ogni tipo di orazione, fino alle vette altissime del matrimonio mistico. Ecco, Santa Teresa diceva una cosa molto importante, che dobbiamo ricordarla. Diceva: guardate, per andare in paradiso nostro Signore chiederà a tutti quanti l'esame sui 10 comandamenti. Quelli sono la porta d'ingresso. Come dice Gesù nel Vangelo, ricordate a Giovane Ricco: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, da lì non si scappa. Ma se vuoi diventare santo, devi avere vita interiore. E per fare questo cammino, diceva Santa Teresa, ci vogliono solo due cose. Dice: devo essere tanto umile? No. Devo avere tanta carità? No. Queste sono tante cose che vengono dopo. Ce ne vogliono due. Punto primo, ci vuole una volontà ferma e risoluta di intraprendere questo cammino, perché le mezze volontà non vanno da nessuna parte. E punto secondo, una volta che uno ha cominciato, avanti con costanza e perseveranza. Ricordate anche il Vangelo, no? Quando Gesù dice: nessuno che ha messo mano alla mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno dei cieli. Se ci sono queste due cose, la tua vita interiore crescerà, e con la tua vita interiore crescerà la tua vita cristiana, e con la vita cristiana crescerà la santità. Se queste due cose non ci sono, come dire, sforziamoci di osservare 10 comandamenti, costo che quantomeno di mettere al sicuro, ecco, la sorte eterna della nostra anima. Solo una parola sulla prima lettura, prima di concludere queste brevi riflessioni. Questa sezione della lettera ai Romani è molto importante, perché San Paolo ci ricorda che Dio si conosce certamente e nella maniera più bella attraverso una grande vita interiore, come ci insegna Santa Teresa. Ma Dio dobbiamo imparare a conoscere e riconoscerlo anche in ciò che Lui ha fatto, nella creazione. San Paolo ci ha detto: attenzione, che ciò che di Dio si può conoscere è agli uomini manifesto. Dio lo ha manifestato dalla creazione del mondo in poi. Sentite che bello: le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. San Paolo ci dice: attenzione, quando guardi lo spettacolo che c'è intorno ogni giorno, il sole che sorge, il tramonto che viene, l'albero, il fiore, la pianta, l'animale, il domestico, tutte le infinite opere che, se uno si mette a contemplarle, che Dio ha creato, guardale con occhi non semplicemente umani, perché ciascuna di quelle c'ha qualcosa da dirci, perché ogni opera creata contiene una perfezione invisibile del nostro creatore. E diceva San Tommaso d'Aquino, un altro grande santo, che tra l'altro sia Santa Teresa che San Giovanni della Croce conoscevano bene, che l'intelletto il Signore ce l'ha dato proprio perché impariamo a elevarlo cercando di capire, contemplando e guardando le cose create, la bellezza e la perfezione del creatore. Quindi
Quindi capite che bello il messaggio della liturgia di oggi, no? Dio lo troviamo dentro di noi attraverso un grande cammino di interiorità, ma lo troviamo anche fuori di noi. E guardate che vale anche nelle creature umane, perché anche se noi purtroppo, almeno parlo per me, siamo abbastanza bravi a diventare un pochino più brutti, ecco, caricando molti i nostri difetti, però se uno impara a guardare con occhi nuovi anche il prossimo, è capace di scorgere nella bellezza, nei doni di chi ci sta intorno, dei riflessi del creatore. Ecco, c'è stato qualche maestro di spirito che ha detto bene che una persona si vede quanto sta diventando santa, quanto più è capace quando vede le altre persone non di guardare quello che guardano tutti, le cose brutte, le cose che non vanno, i difetti, ma è capace di scorgere la bellezza, le cose belle, i doni che la persona si porta dietro. Quindi se vogliamo fare una prova, io ogni tanto scherzo con marito e moglie, dico: vedi quanto tempo ci metti a enumerare i difetti di tuo marito, di tua moglie, e quanto tempo ci metti a enumerare i pregi. Ecco, se uno è diventato santo, fa presto a enumerare i pregi e fa fatica a vedere i difetti, e viceversa, se siamo ancora lontani, facciamo più fatica a fare il procedimento contrario. Bene, chiediamo a Maria Santissima in questo mese di ottobre, anche per l'intercessione di Santa Teresa, che possiamo riscoprire anche il rosario, la preghiera doppia, perché è preghiera interiore quando noi lo meditiamo bene, è anche preghiera esteriore perché comporta la recita delle preghiere vocali, un altro strumento grande per la conoscenza del Signore, adatto a tutti quanti i cuori nella sua semplicità, e può essere strumento di grande elevazione interiore, ecco, o semplicemente quel dolce ripetere le Ave Maria come un bambino in braccio a sua madre, che invocano l'aiuto della nostra Mamma Celeste. Siamo lodati Gesù e Maria.